E come disse Enzo Tamborra, povero il mio Bari. Buon pomeriggio, Enzo. Oh, se vogliamo, di che cosa dobbiamo parlare? Di cosa stiamo Di parlando? cosa stiamo parlando, è vero? Povero mio Bari Un'altra ormai è un figuraccia, must, sì, perché un comunque non. tormentone che ci sta Ma guarda, accompagnando. non è che io ci abbia messo molto a coniare questa frase, mi è venuto durante il periodo della trattativa con Sì. Montemurro Matarrese. Una sera ha preso lo sconforto, faceva caldo, dissi: ma guarda un po' il mio Bari in che condizione. Andai su Facebook e scrissi: povero il mio Bari. Ma lo scrissi, credetemi, in quel momento con il cuore, cioè proprio non ce la facevo più. Avevo bisogno di dire qualcosa quando capii che comunque non se ne faceva nulla. Lo scrissi col cuore: povero il mio Bari. E lo dico ancora oggi: povero il mio Bari, povero il mio Bari, in che condizioni ci siamo ridotti, povero il mio Bari. Ieri abbiamo assistito a una partita vergognosa, no? Ci mancava anche questa, Ma perché guarda, posso comunque dirti, sconcertante. Sì, le però. partite sono un dettaglio ormai, perché anche se. Però sì, è un dettaglio, però c'è una categoria che comunque devi No, difendere, voglio dirti questo sì. questo, sono un dettaglio, nel senso che sono poi la sintesi di una situazione complessiva che a mio avviso adesso ha contagiato la squadra. Cioè, mentre la squadra era impermeabile negli scorsi anni a quello che accadeva all'esterno, adesso a mio avviso un po' si è insinuata nella squadra, nello spogliatoio. Quell'idea, insomma, di giocare per qualcosa che chissà se avrà o no un futuro, perché io posso capire tutto, fermo restando che la partita è stata fortemente, non vogliamo fare un processo, però in realtà fortemente condizionata dalla giornataccia di Eh sì, poi Mubarak. Credo magari che ne nessuna squadra parliamo, sì. sarebbe sopravvissuta, neanche la Juventus nelle giornate migliori, a una giornataccia così del portiere, che non è proprio un giocatore come gli altri. Fermo restando però il non reagire, il avere un tempo a disposizione e non metterci nulla, francamente sono segnali molto, molto preoccupanti. Questa è una squadra che non ha dato mai continuità alle sue prestazioni, una squadra che all'interno della stessa partita è capace di giocare mezz'ora bene e poi di sparire per mezz'ora. Vabbè. Una squadra così farà molta fatica a salvarsi, dobbiamo dire, insomma, Sì, perché no, se una la squadra non sta sul situazione è pezzo questa, e potrà infatti. avere anche qualcosa in più dal punto di vista tecnico, qualitativo. Tutto da verificare, ma può essere pure che abbia qualcosa in più. Ma se una squadra non è affamata, se una squadra non gioca con il coltello fra i denti, col sangue agli occhi, non si salverà mai. Perderà le partite come le ha perse ieri a Modena o come abbiamo perso anche in altre circostanze. Partite che magari con uno spirito diverso avremmo potuto almeno pareggiare. Sì, Peccato comunque lei si perché ieri cercare di c'era la cambiare. possibilità di allontanarsi un po' dalla zona a rischi, invece purtroppo la conferma quasi implacabile che saremo costretti a soffrire sino in fondo. È così, abbiamo intanto un primo ascoltatore in linea, pronto? Sì. Ciao Enzo. Ciao, ciao. Senti, non mi sono piaciute alcune parole dette venerdì dal professor Gian Antonucci, spiego. Quando disse che ci preoccupiamo a fare, l'amministratore unico Vinella ha detto che saranno pagati gli stipendi, i conti sono a Ti fermo posto. subito, Mi, ti no, un fermo. attimo, Enzo, un No, attimo, ti fammi fermo finire. prima che vada oltre e poi continui. Gianni stava facendo, te lo giuro, stava facendo dell'ironia, forse non interpretata. Era ecco, lasciami. ironico, era Allora, quello che ti volevo ironico. dire, mi auguravo solo che fossi in modo ironico, quindi chiedo scusa. Poi un'altra cosa. L'autogestione di che cosa? Qui andiamo incontro, secondo me, all'autodistruzione. Questo bisogna dire all'amministratore unico, al nostro presidente, al nostro presidente, diciamo nostro per non offendere nessuno, e a tutti quelli che gli danno letto, compreso il giornalista Gaudio. Grazie. Grazie per il tuo intervento. Allora, Enzo, torniamo anche su quella famosa conferenza stampa di Vinella dei giorni Ma scorsi. guarda, io credo che. Lo dico, non vorrei essere nei panni dell'amministratore unico che gestisce una situazione, diciamo, imbarazzante, difficilissima, dove basta un soffio di vento per far cambiare, le cose. Non dimentichiamo che è accaduto già che un soffio di vento, un flusso di denaro non arrivato nel momento giusto, Eh sì, condizionò, assolutamente. dei pagamenti. Io però. A me non piace quando si parla troppo di Vinella, si parla troppo di Angelozzi, si parla troppo di chi che sia. Qui c'è ancora una proprietà. Io l'unica cosa che non mi piacque del discorso di Vinella non è tanto questo aspetto. E più che non mi piacque, che mi fece riflettere quando parlò di proprietà formale Formale, del sì. Bari. Ragazzi, qui non può esserci una proprietà, per me la proprietà è ancora dei Matarrese. È così. Devono essere loro ad esempio a decidere, o meglio l'assemblea dei soci, che
che poi mi risulta essere soltanto i soci sono quelli della Salvatore Matarrese, perché De Bartolomeo non fa più parte dell'assemblea dei soci, devono decidere di che morte dobbiamo morire. Tocca a loro decidere. Tocca a loro decidere. È chiaro che Vinella come amministratore unico propone un piano. Dall'altra parte c'è un'altra strategia, che è quella del fallimento pilotato, compagnia bella, ma devono essere i Matarrese a scegliere. Cioè, non si può pensare che il futuro del Bari sia nelle mani di Vinella, sia nelle mani di Paparesta, sia nelle mani di Angelozzi, sia nelle mani di Pinco Pallino. Il futuro del Bari, visto che i Matarrese dicono sempre il Bari è come una figlia femmina, voglio dire, voi lascereste la figlia femmina, oltre che figlio maschio, nelle mani comunque di un vostro collaboratore? Non va bene, ecco perché qui si parla a vanvera. Sì, cioè, sì, no, infatti, la proprietà continua ad essere assente. Deve spiegare perché hanno scelto la via dell'autogestione. Allora, se sono d'accordo con Vinella, fa il suo, Vinella è l'amministratore unico della chiaro società. Chiaro che il suo compito è quello di dover evitare un ipotetico fallimento. E propone quello che deve proporre. Dall'altra parte c'è chi sostiene che il Bari debba autofallire, ma sono i Matarrese che non sono gli ultimi arrivati a dover decidere. Io per cui non vedo Vinella, Angelozzi, sì, per la fine magari ci possono essere degli attriti, anche perché poi succede alla fine che quando manca la figura dominante, gli altri, allora che intervengono i Matarrese? Cioè, qui stiamo parlando del futuro del Bari, della storia del Bari, 106 anni di storia, di un pezzo del nostro cuore, in questo momento spappolato, possiamo dirlo? È così. Ma sono loro che devono decidere, altro che proprietà formale, i proprietari del Bari sono loro. No, infatti in questo momento parlano tutti tranne loro. Che l'assemblea dei soci decida. Lo facciano in fretta anche, Enzo, perché il tempo stringe qualsiasi decisione. Si assumano la responsabilità di quello che accade, perché non è che io non me la prenderei con Vinella qualora le cose non dovessero andare bene in autogestione. Vinella è per carità l'amministratore unico, ma in fin dei conti è un dipendente del Bari. La proprietà del Bari è sempre dei Matarrese, quindi tocca a loro decidere. Tocca a loro decidere di che morte dobbiamo morire e possibilmente di che vita dovremo vivere. Abbiamo intanto un ascoltatore in linea. Pronto? Pronto. Ciao. Buonasera, Riccardo. Ciao Riccardo. Finalmente si è bloccato. Ciao. Hai ripetuto il concetto 4-5 volte. Ma a noi che ce l'importa? Ma a noi che c'è? Questa non è la squadra del Bar. Cioè, voi, io posso capirvi che fate la trasmissione, chi deve fare il giornale, ma a noi baresi, tifosi di questo Bari, non ce ne importa nulla. Cioè, che o parla Vinella, o parta Cetella, o parta Matarrese, non ce ne importa nulla. Anzi, vi ripeto ancora una volta, voce di popolo, prima questa squadra fallisce, prima se ne va, non in C come lei diceva, non ci andiamo, ma anche in quarta serie, ci saranno 20.000 persone. Mm-hmm. Il giorno in cui non c'è Matarrese, qua a Bari ci sarà corteo di persone festanti, anzi io proporrò di vederci allo stadio, all'antistadio, per cui anche se il Bari va in Serie Z è un giorno di liberazione. Grazie per il tuo intervento, Enzo, dobbiamo andare in pubblicità. No, posso capire, perché comunque siamo arrivati all'esasperazione. Ecco, se anch'io... irrazionalmente, però facciamo così, andiamo in pubblicità, poi sì, qui la risposta, tra poco.